Il servizio USCA del distretto 4 di Senigallia d'Arcevia è stato il primo a partire della regione Marche e tra i primi in Italia. È attivo tutti i giorni, dunque 7 giorni su 7, con orario continuato dalle ore 8 alle ore 20. Nel corso del tempo i numeri sono decisamente aumentati e ovviamente anche il vostro lavoro. Sono aumentati i numeri e quindi c'è stata la necessità anche del rafforzamento naturalmente delle unità operative che lavorano in questo servizio. Soprattutto questo si è verificato in occasione della seconda ondata. Soddisfatto il direttore di zona del distretto che fa riferimento ai benefici ottenuti grazie al lavoro delle USCA. E questo ci ha consentito di ridurre anche il numero di ricoveri ospedalieri. La cosa importante è che c'è stata una, sinergia tra i vari gruppi di lavoro. Abbiamo cominciato subito con il potenziamento delle cure domiciliari, del settore infermieristico, ma lo stesso l'attività di contact tracing con i tamponi. Il ruolo e la funzione prevedono la presenza di unità mobili di assistenza per casi Covid che seguono i pazienti durante tutto il decorso della malattia attraverso visite domiciliari. Il monitoraggio avviene con l'ausilio di saturimetri e tre scanner per ecografie polmonari, per diagnosi precoci e per polmoniti interstiziali. Un'idea dei numeri, penso che già 555 visite domiciliari in 2 mesi e 3.400 e spicci telefonate di monitoraggio danno un'idea di quello che è il carico, che in realtà è 7 giorni su 7 il servizio e 12 ore al giorno, ma in quei momenti di piena, sia della seconda che della terza ondata, l'8-20 diventava spesso 8-23. Ha anche una curiosità, no? Il fatto di essere la responsabile pilota di questo servizio. Ah sì, di solito fanno guidare sempre me perché soffro di mal d'auto e per arrivare in Arcevia o Stravetere, Quirinaldo è pieno di curve, quindi preferisco accomodarmi nel posto di pilota semplicemente per aiutare me stessa a essere più performante all'arrivo alla visita. Il servizio USCA si attiva su segnalazione del medico di medicina generale, che a sua volta entra in gestione integrata con il medico USCA. Da questo momento i pazienti vengono seguiti sino alla dimissione, che si registra con la negativizzazione del tampone. L'impegno significa non soltanto garantire l'assistenza ai pazienti con gli USCA, ma poi continuare, cioè stabilire una continuità con l'ambulatorio, con la medicina di base e anche con la continuità assistenziale. L'USCA collabora anche con i medici e gli infermieri di assistenza domiciliare che effettuano il prelievo. Importante pure l'azione di coordinamento con il pronto soccorso per sapere se c'è ricettività del reparto.